Benvenuti amici, io lo so che vi starete domandando, ma che cazzo di video sta facendo Frankie? Dov'è il nostro video di Eternal Arcadia, di Skies of Arcadia? Ragazzi, il problema è che mi ha citofonato il portinaio e mi fa: c'è un pacco per te, Franci, c'è un pacco per te. Lui mi chiama Franci. E io gli ho detto: va bene, scendo. E niente, sono sceso e mi sono trovato praticamente questo coso, che è più grosso di me, e gli ho detto: ma Ferdi, io non credo di aver comprato questa cosa. E lui ha iniziato a sbottare dicendo: oh cavolo Franci, allora vuol dire che Corriere ha sbagliato cavolo . Poi si è messa a leggere bene e effettivamente c'è scritto il mio nome, ragazzi. Franci Slayer. E nulla, praticamente il buon Luca P, che è uno dei miei più grandi supporter e che sono qui pubblicamente in pubblica piazza a ringraziare dal profondo del mio cuore, l'altro giorno mi fa: guarda Franci, dammi il tuo indirizzo che ti vorrei mandare un pacchettino. E ho detto: vabbè, non c'è problema, te lo do subito il mio indirizzo. E nulla, questo ragazzi è il pacchettino. Quando ti ricapita di ricevere un pacchettino come questo? Quindi raga, non si può che non fare un unboxing, e per fare questo unboxing userò il mio bellissimo coltello comprato a Follonica l'anno scorso, non dico dove perché non è una televendita, però ragazzi notate il corno di bue che è bellissimo, me l'ha fatto comprare lo zio Dario, un mio caro amico, e tra l'altro non ha nemmeno il blocco lama, quindi io veramente ho bestemmiato tantissimo quando l'ho scoperto. Comunque ragazzi, col nostro maremmano in mano, andiamo a scoprire cosa c'è qua dentro. Sperando di non danneggiare nulla. Allora. Poi ragazzi, io non sono responsabile se da qui esce fuori un cadavere. Non ne voglio sapere nulla, eh. Siete miei testimoni che era tutto sigillato. O magari esce fuori un Gundam, chi lo sa. Allora, tacchete. Allora, vediamo un po'. Ma cioè ragazzi, ma qui praticamente si scopre che sono 15 scatole l'una dentro l'altra. Ragazzi, io mi sto spaventando, eh. Io sto spaventando, tra l'altro, qua già vedo una cosa fighissima. No, ragazzi. No, ragazzi, Oh, c***o. No, ragazzi, sto per piangere. No, ragazzi, non ci credo. Non ci voglio credere. Ragazzi, c'ho gli occhi lucidi perché, cioè Luca, tu sei pazzo, cioè io non so cosa ti posso dire. Forse voi ragazzi non avete idea di che cosa significhi questo, io lo so perché lo so, questo rappresenta un sogno amici, questo è un sogno, stringo tra le dita un sogno e adesso andiamo a vedere davvero se questo sogno si concretizzerà o se è la trollata più grossa dell'anno, ma io sono sicuro che non sia una trollata. Infatti sono ancora qui a dirti, Luca, che non so, ti ringrazio, ma mi viene quasi da piangere, giuro, mi viene quasi da piangere. Allora, prima di tutto, qua dentro c'è anche questa, e quindi apriamola. Ragazzi, io qui veramente sto iniziando a sudare, perché... Allora, ragazzi... Questo è un libro, e voi mi direte, e quindi noi vogliamo vedere il resto, lo so, però c'è questo, Another Sky, scritto da Luca Pronesti e Andrea Piunno, che sono due dei miei più grandi supporter. C'è una dedica e ragazzi, è la prima volta che ricevo un dono del genere, soprattutto da un appassionato che mi segue da quando il canale è nato, e io non credevo, quindi Luca mi hai, chiaramente io sto esercitando una grandissima forma di autocontrollo per non piangere, anche perché il video non deve trasformarsi in una roba alla Barbara D'Urso, però sono veramente
sono veramente commosso. Ragazzi, niente, sicuramente farò anche una recensione su questo libro, perché sono certo che sia un libro scritto da un vero appassionato. Ragazzi, voi ancora non avete idea, o forse qualcuno ce l'ha, ma credetemi ragazzi che mi sta tremando la mano. Io non so davvero cosa fare. Guarda, non so come aprire questa cosa. Cioè, ragazzi, io dico solo una cosa. Raga, io vi giuro, guarda, meno male che adesso non mi vedete, perché mi sta veramente venendo da piangere. Luca, ma io questa dove la metto? Dove la metto, Luca? Ragazzi, è la cosa più bella che mi abbiano mai regalato. Io non ho parole. Ogni dettaglio è magico. Avere nel mio soggiorno una rivisitazione della scena più epica di Chrono Trigger è qualcosa che mi fa venire i brividi.
Io più guardo i dettagli, le ombre, le sfumature. Ragazzi, Luca, io non so come ringraziarti, non so come ringraziarti. Sei il mio fan numero uno. La magia di Chrono Trigger vive da 25 anni a questa parte e adesso vive ancora di più. Io sono senza parole, veramente. Ogni volta che lavorerò un video, alzerò gli occhi e vedrò loro. Vedrò loro nella loro eterna lotta, nel loro eterno conflitto, nel loro loop temporale, nel loro loop ciclico. E probabilmente da qualche parte sono ancora lì che stanno combattendo. Frankie's Lair.